again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Dal voto bruciati 200 miliardi degli italiani. Si aggira lo spettro di una nuova patrimoniale. Portare soldi all'estero non è sempre sicuro. Mediobanca naghe l'attacca, il momento è molto triste. BlackRock fa il pieno di sostenibilità. IT Forum in vetrina. Un peso imponente, superiore al 10% del PIL nazionale. 198 miliardi di euro di ricchezza degli italiani immolati sull'altare dello spread dal giorno successivo alle elezioni politiche del 4 marzo. I conti se li sono fatti Luca Ricolfi, Rossana Cima e Caterina Guidoni, curatori di uno studio pubblicato dalla Fondazione IUM. Lo scopo è stato quello di calcolare quanto sia costata l'incertezza politico-finanziaria che si è instaurata. Tre addendi fondamentali: la variazione della capitalizzazione del mercato azionario italiano, la variazione del valore dei titoli di Stato detenuti da individui e operatori residenti, al netto di quelli detenuti dalla Banca d'Italia, e infine il deprezzamento dei titoli di debito del mercato obbligazionario italiano. Puntualmente, quasi ciclicamente, torna a far paura il fantasma della patrimoniale. Questa volta, sebbene il governo si sia prodigato nello smentire ipotesi di questo tipo, ecco che le tensioni europee hanno di nuovo alimentato i timori dei risparmiatori. Secondo Giovanni Cuniberti, docente della Scuola di Economia e Management dell'Università di Torino, Europa e Italia non troveranno un accordo e si arriverà a un governo tecnico o alla troica. Ci sarà la patrimoniale e taglieranno la spesa pubblica. Le prossime settimane in tal senso saranno cruciali per capire se si troverà un'intesa sulla manovra, altrimenti il rischio di un Monti bis con nuovi attori potrebbe essere elevato. Portare i soldi all'estero per paura di una maxi tassa patrimoniale in Italia non è sempre la scelta sensata. A spiegarlo è il fiscalista Leo De Rosa. In molti paesi esteri esistono infatti imposte di successione e donazione più pesanti che in Italia, oltre a imposte patrimoniali tutt'altro che trascurabili. Chi invece porta i soldi all'estero, conservando la residenza fiscale nel nostro paese, deve rispettare alcuni importanti adempimenti burocratici. Deve cioè compilare il quadro RV nella dichiarazione dei redditi, per evitare sanzioni che variano dal 3 al 15% del capitale. Inoltre è obbligatorio versare al fisco italiano una mini patrimoniale, chiamata IVAFE, pari al 2 per mille delle somme detenute oltre confine. A questo prelievo si aggiungono infine le imposte ordinarie del 26% che colpiscono le rendite finanziarie. Il momento attuale è molto triste. Il rischio Italia è percepito per come è percepito ed è importante per le banche italiane dotarsi di un indice di capitale piuttosto solido e di un attivo altrettanto solido. Sono queste le parole poco ottimiste dell'AD di Mediobanca Alberto Nagel. La società ha recentemente convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017-2018, che si è chiuso con un utile netto di 864 milioni di euro, ricavi per 2,4 miliardi e un utile operativo di 1,05 miliardi di euro. È una BlackRock a tutta sostenibilità. Il colosso americano ha deciso di proporre al pubblico tre nuove idee: una gamma di exchange trend funds sostenibili, nuove informazioni sui dati ESG e infine portafogli modello e analisi di portafoglio per offrire un'esperienza di investimento sostenibile semplificata a un numero crescente di investitori. Una maggiore trasparenza sul profilo della sostenibilità dei portafogli consentirà agli investitori di comprendere l'esposizione ai potenziali rischi e alle opportunità in ottica ESG.
Le migliori società in tal senso sono più resilienti e questo ha determinato un cambio evidente nell'approccio all'investimento, ha dichiarato Philip Hildebrand, vice chairman di BlackRock. Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione di T-Forum Milano. L'appuntamento, in calendario i prossimi 27 e 28 novembre al Palazzo delle Stelline, si annuncia come sempre ricco di contenuti. Nell'edizione 2018 troveranno spazio tutte le sfaccettature del mondo del risparmio e degli investimenti. Nel dettaglio saranno 6 le aree tematiche che caratterizzano la manifestazione arrivata alla 20ª edizione. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance e crypto asset. Per partecipare all'evento e agli incontri basta iscriversi al link presente sul sito itforum.it. Il consiglio del giorno offerto come sempre da finanzaoperativa.com e Unipol. Buy per Banca IMI con target a 5,10 euro con apertura stamane a 3,49. La D Carlo Cimbi ha ribadito l'ipotesi di cessione o fusione della controllata Unipol Banca e vede BPER una delle possibili opzioni. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. In cima alla classifica un prodotto di Zeus Capital, mentre ultima posizione quest'oggi per Fidelity. Da Blue Rating News è tutto, come sempre un grande augurio di buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Schroders.